Dalla sala stampa, Raffaele Senatore nel post-gara di Cavese Potenza 0-0. Mister Maiuri, nella sua prima conferenza post-gara, nel ritorno a Cavese Tirreni, partiamo da Nanda Almenante, tutto C. Buonasera mister, ai punti Buonasera. sicuramente la Cavese avrebbe meritato di vincere. Non vado nell'approfondimento della partita, le chiedo che cosa le lascia questa partita. Assolutamente sì, la Cavese ai punti meritava di vincere, però ai punti non si vince. Quando noi abbiamo avuto diverse situazioni, magari che non sono al di là del palo di alcune conclusioni, alcune volte non siamo neanche arrivati a tirare in porta quando per scelte sbagliate e per qualità di passaggi semplici dove dovevamo essere più cattivi nel mettere palle in mezzo. Siamo entrati tantissime volte nell'area del Potenza, però purtroppo non siamo riusciti a portare a casa questa partita. Detto questo, rimane una prestazione. Io ero molto curioso oggi, l'avevo detto ai ragazzi parlando in riunione tecnica prima della partita, perché io avevo visto la squadra non da allenatore loro, l'avevo vista così, quindi in maniera disinteressata. Invece ho visto una squadra che è applicatissima, che è stata sul pezzo sempre, che ha cercato di vincere con dei pregi e dei difetti. Il mantenimento e il miglioramento dei pregi è una cosa importantissima, e la correzione dei difetti ancora di più. Correzione dei difetti che riguarda la precisione sottoporta, perché comunque anche oggi si è arrivato tanto davanti al portiere, un po' anche per sfortuna con il palo di Bagé, le parate di Alastra, e poi c'è stata anche qualche imprecisione di troppo lì davanti. Qui abbiamo avuto un presidio nella metà campo loro nell'arco dei 90 minuti. Importante, è chiaro che abbiamo concluso in maniera imprecisa alcune volte, abbiamo rifinito soprattutto in maniera imprecisa, abbiamo fatto una ripartenza importantissima che secondo me quella era la palla al gol più importante, poi non si è verificata tale, quindi dovremmo migliorare lì, però io parto da questo aspetto bellissimo che ho visto una squadra che ha giocato sempre per vincere, pur magari manifestando un qualcosa di perfettibile. E poi volevo aggiungere, aprire una parentesi, volevo ringraziare il pubblico per l'applauso che mi ha tributato all'ingresso in campo e allo stesso tempo dire che dovrò essere all'altezza di questo applauso, me lo porterò sempre dietro, perché non ho mai fatto una partita col pubblico qui a Cava, ma oggi è stato bellissimo sentire un pubblico che non mollava mai, una curva clamorosa, bellissima, anche quando siamo andati lì sotto a parlare. Non è ruffianeria, ma è veramente, io dovrò essere all'altezza di quello che ho visto oggi, e questo è uno stimolo importantissimo per me. De Pisapia, cronache. Salve mister, a parte il risultato, diciamo che è un po', cioè un po' stretto per le occasioni create, diciamo che è un po' il leitmotiv delle ultime gare. Volevo chiederle se si aspettava questo tipo di partita da parte dei suoi uomini, cioè nel senso che è rimasto deluso, senza ovviamente le prestazioni dei singoli, cioè in qualche reparto, o si aspettava che magari qualche calciatore potesse dare di più su cui aveva fatto affidamento? No, sinceramente, come ho detto prima, ero molto curioso perché avevo visto la partita da spettatore, qualche partita della Cavese da spettatore. Da allenatore ho visto delle cose buone, secondo me ci sono state delle cose buone e, come ho detto prima, anche delle cose meno buone sulle quali lavorare. E certo, per vincere poi bisogna essere più cattivi in alcune situazioni. Più co come dire, determinati anche nell'andare a concludere. Ci sono stati dei palloni mezzi e mezzi, ma lì i palloni mezzi e mezzi in aria vanno buttati dentro, gli altri te li buttano dentro, ecco. E poi magari c'è stato qualche subentro, un po' con tensione, ma sono ragazzi giovani che sicuramente hanno sentito tantissimo il peso della responsabilità. E sono anche molto bravi, per cui dobbiamo anche andare a modulare un po' il tutto sotto questo punto di vista. Però, sinceramente,
se uno deve valutare la partita guardando il risultato, io dico che oggi vado a casa adesso, metto la testa sotto il cuscino e ci si vede domani mattina. Se uno deve invece vedere la situazione così, più a 360 gradi, io ho visto una squadra che ha lottato e ha cercato di vincere con i propri difetti e con quelli del proprio allenatore davanti, però fino alla fine. Quindi per me questo è un punto sul quale poter lavorare con certezze. Nella prima parte di gara ci sono stati quasi i primi 20-25 minuti in cui veramente le squadre non sono mai riuscite ad arrivare al tiro. Il suo diktat, cioè nel senso di ai suoi calciatori ha dato, diciamo, l'input di non, diciamo, di non spingere con eccessività, o è stato bravo in potenza a pressare alto? No, no, io volevo fare il gol prima ancora di entrare in campo, no? Volevo fare gol all'una, all'una volevo fare gol con la partita alle tre. Quindi no, no, quello è stato così. Erano due squadre non a specchio, perché 4-3-3 contro 4-3-3 non sono squadre a specchio. Ci sono i play che giocano spesso e lì è la partita, andare a prendere il play, andarlo a prendere bene, non far giocare la squadra avversaria. Ci siamo un po', abbiamo un po' tolto noi qualcosa a loro e loro anche qualcosa a noi. Poi dopo, piano piano, siamo venuti fuori e credo che nella produzione di tutte le cose loro hanno avuto una buona occasione. Il secondo tempo noi abbiamo commesso un errore e noi ne abbiamo avuto probabilmente qualcosina in più. Canora, Corriere dello Sport. Grazie mister, innanzitutto mi presento, perché non ci eravamo conosciuti in sede di presentazione. Buonasera. Del nuovo allenatore. Buonasera a lei e benvenuto. Innanzitutto le volevo chiedere le condizioni di Konaté, se aveva avuto modo di parlare con lui a termine della gara, perché l'ho visto uscire molto dolorante ed oggi secondo me è stato decisivo, perché quando si gioca con cercando di portare sempre quattro uomini in area, diciamo, chi rimane dietro deve, diciamo, deve fare un gran lavoro. Quindi le chiedo questo. E la seconda domanda è, diciamo, le ha detto pregi e difetti. Se mi può dire, secondo lei, il primo pregio e il primo difetto di questa Cavese dopo una settimana, premesso che è sospeso il giudizio sulla, diciamo, sull'allenatore, perché dopo una partita chiaramente non è che si possa valutare questo. Sì. Grazie. Allora, Konaté, mi piace quello che ha detto, perché è la verità. Konaté è stato bravo perché abbiamo portato tanti giocatori in area di rigore. Alcune volte quando andavamo col terzino portavamo i tre attaccanti e le due mezze ali anche lui dentro. Quando invece magari non riusciva ad entrare, è stato un giocatore di equilibrio fuori. È stato bravo, ha avuto dei crampi a fine partita perché si è allenato quasi niente. Dopo la partita di Caserta ha fatto quasi niente di allenamenti, l'abbiamo messo in campo oggi e quindi, diciamo, è arrivato un po' corto alla fine. Il miglior pregio è aver creduto con i mezzi a disposizione di poter far gol fino alla fine, cercando di mettere tanto anima e tanto cuore in ogni cosa che facevano. Questi ragazzi ci hanno messo anima e cuore. Il difetto magari così migliorabile è che alcune volte bisogna essere molto più cattivi, perché credo che questo sia una costante, cioè è un po' una costante. Quando tu arrivi con una presenza costante nell'area di rigore avversaria e tante volte magari non risultano manco palle gol, ossia sbagli. Tante volte abbiamo messo una palla forte e l'ha rinviata al difensore, quindi non era palla gol. Ecco, io dico lì, magari mettere la palla in un certo modo, attaccare la porta in un altro modo, più cattiveria. Quando c'è da andare a mangiare qualcosa, dobbiamo mangiare noi, non farla mangiare agli altri. Un po' questo, però io sinceramente ho visto tantissimo impegno e parto volentieri da questo impegno. Ero curioso, ho fatto poco e niente, quindi ero curioso di vedere la squadra all'opera e ho visto un gruppo molto volitivo, molto unito, di bravi ragazzi
alcune volte devono essere un po' più figli di puttana, perché se no le partite, beh, i bravi, bisogna essere un po' più così scafati in campo. Luca Vitale, Cavese Supporters. Salve mister, dal punto di vista tattico ha avuto sicuramente poco tempo a disposizione per provare anche altri schemi. In fase di conferenza lei disse che avrebbe toccato quasi poco nulla, insomma, di quello che aveva già preparato il precedente allenatore. Le chiedo quanto abbiamo visto di Maiuri oggi, la mano di Maiuri oggi nella formazione iniziale e poi insomma in qualche stravolgimento nel secondo tempo per cercare la rete. Nella formazione iniziale, con le scelte, quelle sono le mie chiaramente. Quanto si è visto tatticamente, io dico che palla al Potenza abbiamo lavorato e lì si è visto un qualcosa, però non abbiamo fatto tutto bene, potevamo fare delle cose anche migliori. Palla a noi abbiamo dato solo delle indicazioni che alcune volte sono state così non rispettate, che quelli rispettano tutto, sono state compiute proprio come azioni. Noi volevamo cercare dei cambi di gioco, inserimenti delle mezze ali. Quando abbiamo fatto questo, trovavamo sempre le punte esterne molto larghe, gli abbiamo dato grossi problemi, che poi dopo magari il cross era sbagliato, il tiro andava addosso a un giocatore loro. Quindi di quel poco che ho fatto, l'ho visto in campo, ho visto tanta applicazione da parte loro, però sinceramente ho visto molto molto, cioè ho visto poco, perché ho fatto poco, questo voglio dire, siccome ho fatto poco, però quel poco che ho fatto l'ho visto e questa cosa mi fa piacere. Mister, un'altra domanda, è penso innegabile insomma che abbiamo un attacco al momento dalle polveri un po' bagnate. Crede che il recupero di Sorrentino e la, insomma, nel momento in cui andrà in forma anche di Hop, che non credo abbia ancora i 90 minuti, possa cambiare qualcosa nel suo assetto tattico o proprio nella gara in sé, per cercare di fare qualcosa in più per segnare? Il recupero di Sorrentino è importante per noi, come anche il recupero di Piana, dei giocatori che devono dare uno spessore di personalità, di esperienza anche in più. Credo che quando sarà recuperato, poi dopo si valuterà un pochino l'andamento, quello che andremo a fare come sistema di gioco, per cercare di mettere i giocatori a seconda delle loro caratteristiche, ognuno nel posto di più competente, ecco. Quindi questo non ci piove, però credo che con Sorrentino dovremo aspettare un pochino, perché c'è uno stiramento, per cui un po' di tempo dovremo aspettare. Savarese, La Città. Buonasera mister. Buonasera. Riporto anche i complimenti che ha fatto l'allenatore, suo collega d'altra parte, De Giorgio, che ha detto che la Cavese ha dato il massimo oggi per impressionarla, quindi penso che sia soddisfatto dell'impegno anche lei dei suoi giocatori. Sì. Sono molto soddisfatto dell'impegno dei giocatori, tantissimo. Io l'ho detto anche a loro, perché se uno scinde il risultato, che è veramente un risultato che nessuno voleva, volevamo tutti vincere, da quella che poi è stata la voglia di vincere. Cioè quando uno mette voglia di vincere e si vedeva in tutti quanti, allora uno si ferma e dice: quindi ci sono i presupposti per poter lavorare con questa voglia di vincere. Se tu vai a sistemare alcune cose, probabilmente la base, il viatico è buono, poi dopo bisogna andare chiaramente a mettere a posto un po' di cose, però il viatico è buono. Io mi aspettavo anche qualcosa in me, sinceramente, quindi non ho nulla da dire, mi brucia tantissimo il pari mi brucia, perché volevamo vincere questa partita e abbiamo avuto anche qualche possibilità per poter vincere questa partita. Non la vinci, 0-0, ti fermi, guardi, ragioni e dici: però prendiamo anche qualcosa di buono e anche poi le cose negative che non ti hanno portato a vincere. La prossima gara la giocheremo fuori casa a Messina contro una squadra anch'essa gioca con una mentalità di coraggio, fa un calcio ultra offensivo il Messina. Noi avremo un giorno di recupero in più rispetto ai nostri avversari. Come si arriva alla gara di Messina dopo questo pareggio? Si arriva insomma con
una prestazione dalla quale ripartire per quello che ha espresso in termini di voglia la squadra. Si arriva con pochi allenamenti ancora, perché purtroppo domani non si farà niente, se non quelli che non hanno giocato faranno qualcosa, gli altri recuperano. Poi lunedì si è già entrato nella partita di giovedì, come se fosse un giovedì nella partita domenica, per cui dovremo fare per queste tre partite rimanenti, quindi Messina, Foggia e Trapani, perché anche Trapani poi è un lunedì sabato. Foggia, no, lunedì col Foggia, sabato a Trapani, quindi è un'altra cosa accorciata dove si può lavorare poco, perché giochi di lunedì, il martedì non ce l'hai, il sabato giochi, quindi dobbiamo fare un po' di necessità virtù e dobbiamo stringere i denti e dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo, ma soprattutto dobbiamo essere tutti. Dobbiamo essere tutti, noi non possiamo prescindere dall'apporto direzionale di nessun giocatore, tutti quanti devono mettere l'impronta digitale sul cammino della Cavese, non possiamo, anche se sia un minuto, che siano 33 partite o chi ne vuole anche di più, tutti sono importantissimi per quello che vogliamo fare, per cui ci sarà bisogno di tutti e domani ci troveremo, rifaremo una conta, ci mettiamo lì e vediamo poi quello che saremo capaci di fare a Messina, ma sicuramente a Messina andiamo a scannarci su ogni palla, su questo è certo. Chiudiamo con mano il senatore, tutto Cavese. Mister, buonasera. Come detto anche in precedenza, ha pesato tanto l'assenza di Sorrentino oggi nel reparto offensivo. Le volevo chiedere invece un parere sul suo sostituto, su Vigliotti, e sulla sua prestazione. Secondo me ha disputato comunque una gara in crescendo, migliorando comunque minuto dopo minuto e integrandosi sempre di più nel gioco. Sì, grazie. Sì. Buonasera. Vigliotti è un ragazzo molto volitivo. L'ho visto pronto, l'ho visto sempre con gli occhi di uno che vuole apprendere un qualcosa. E per me ha fatto una buona prestazione, si è dato tanto da fare, ha fatto delle cose buone, alcune da migliorare, ma sicuramente migliorerà tantissimo, perché è un ragazzo che ha sempre le antenne dritte, con una serietà incredibile, molto umile, per nulla superficiale, quindi sempre sul pezzo. A me è piaciuto quando ha giocato, è stato in campo bene per quello che gli è stato chiesto. Grazie mister Maiori, grazie.